di Porta Nova in Salerno per sensibilizzare la popolazione. Nel cuore del corso di Salerno per dire no alla guerra e sì ad un'Europa di pace. Cittadini, associazioni, sigle di partito in strada per protestare contro le violenze in atto in Ucraina, contro la logica perversa e diabolica delle armi, con bandiere e striscioni in mano e con una rappresentanza della comunità ucraina che vive a Salerno. È solo una delle iniziative che stanno coinvolgendo città e paesi, centri grandi e piccoli, con cortei, flash mob, momenti di preghiera, per mostrare in maniera tangibile affetto, solidarietà, vicinanza ad un popolo sotto assedio. Noi siamo qui a manifestare contro la guerra che si è scatenata in questi giorni e chiediamo una risoluzione che possa in breve tempo evitare tante vittime come ci sono in questo momento in Ucraina. Noi speriamo che si aprano presto delle trattative. L'altro giorno, ieri, Papa Francesco ha detto che si propone come mediatore. Speriamo che la diplomazia internazionale riesca presto a chiudere questo percorso sanguinoso, violento. Siamo decisamente contro e abbiamo invitato le persone a manifestare con noi e vorremmo un'Europa di pace. Forte e chiaro il messaggio del sindaco di Pagani De Prisco, che sui social ha scritto: la guerra l'abbiamo in casa. Solo Pagani conta una comunità di 1500 ucraini, uomini pronti a partire per combattere a mani nude, bambini e donne pronti ad arrivare. La nostra comunità, dice il sindaco, farà la sua parte come sempre. Gli aiuti saranno coordinati solo attraverso canali ufficiali e dopo aver ascoltato la prefettura. Oggi, conclude, è domenica, senza entrare in tema di geopolitica, che è tema dei nostri governanti, preghiamo. Protagonisti, siamo tutti al corrente di quello che ovviamente succede in Europa, con il conflitto tra le due nazioni, una più debole e una molto più forte, Ucraina e Russia. E sicuramente ci chiediamo come possiamo intervenire, cosa possiamo fare. Le iniziative che sono state messe in campo in questi giorni, da quando è scoppiata la guerra, sono già tante. Si stanno raccogliendo viveri, medicinali, indumenti e ognuno di noi può aderire a qualsiasi campagna a favore dei soccorsi che vengono inviati in questa terra martoriata come l'Ucraina. Anche perché noi ci sentiamo parte di quella terra, perché tanti uomini e donne sono in Italia, perché accudiscono i nostri anziani, fanno parte delle nostre famiglie e la loro sofferenza è diventata anche la nostra sofferenza. E allora che cosa possiamo fare? Ripeto, ognuno può nella libertà vivere quello che desidera, sentendosi partecipe o rendendosi parte di quelle che sono le varie iniziative. Noi come parroci qui a Pagani abbiamo voluto e vogliamo unirci, metterci insieme per vivere un momento di preghiera, di solidarietà. Non abbiamo armi con le quali pacificamente poter intervenire se non con la grande arma della preghiera. Non sottovalutiamo la preghiera. La preghiera smuove il cuore di Dio e può smuovere anche il cuore indurito di uomini che oggi stanno salvaguardando soltanto i loro privati interessi o, quanto pare, gli interessi delle proprie nazioni, ma egoisticamente parlando, nessuna guerra può essere funzionale al bene, anzi, al contrario. Ogni guerra, così come ribadisce il Papa, è frutto di un peccato grave, immenso, che urla agli occhi di Dio. La guerra non costruisce mai nulla, anzi, al contrario, la guerra distrugge tutto quello che di buono l'uomo può riuscire a creare con l'aiuto di Dio stesso.